Era un mercoledì. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Avete sentito che è finita la guerra? Che è finita la guerra? L'ho sentito stamattina dall'Angioletto, che l'ha sentito su Radio Londra. Ma te sei proprio sicuro che è vera? Era, è vera! Ma Sperenka la sia finita da bere! A me ma credi no! La voce correva di bocca in bocca. E come era successo l'8 settembre? Qualcuno spera di far man bassa al deposito della nostra colonia iloterapica al campo sportivo. Quel giorno tutti festeggiavano. In via Roma numero 18. Ballammo per tutto il pomeriggio. Allora avevo 10 anni. Stop! Troppa confusione. Bisogna raccontare con ordine. Ripartiamo con il diario del fazzoletto azzurro di Castellanza. Alle ore 8:15 dalla sede dove si era a lungo preparato questo momento partono i primi 3 elementi. Si dirigono in gruppo rinforzato al campo sportivo, residenza della Guardia Nazionale Repubblichina, e non ci trovano nessuna resistenza. Di armi nessuna traccia. Erano circa le 10 del mattino quando il gruppo di partigiani della Brigata Costanzia, ricevute le armi dal comando, parte dall'oratorio San Giuseppe e procede inquadrato verso il municipio per congiungersi con la Brigata Garibaldi. 30 uomini presidiano il bivio all'altezza dell'albergo Paradiso. 20 il posto di blocco di Corso Sempione. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ero una ragazzina e dal mattino ero andata a messa. Uscendo avevo sentito dire che sarebbero passati i tedeschi. Impaurita corro verso via Roma e mi riparo nella rientranza vicino al retro del Cinema Castello. Ho aspettato, ma non è successo proprio niente. Io ho visto arrivare da Legnano un motocarro e contemporaneamente, dall'altra parte, un gruppo di fazzoletti azzurri. Inizia la sparatoria, le pallottole fischiano. Cerco riparo dietro a un pilastro. Mi armo di coraggio e dico urlando: vi state sparando tra di voi! Il fuoco cessa. Colpo ben riuscito contro il presidio repubblichino, sito presso la società elettrica di Vizzola. Si recuperano armi in giacenza. Un buon numero di armi cade in mano ai nostri nell'azione svolta presso le scuole elementari di Castegnate, sede dell'arsenale. Le armi catturate e quelle prelevate in quel di Legnano vengono distribuite dagli insorti ai concittadini che partecipano con slancio al movimento di liberazione. Le masse operaie sono arringate e favoriscono con il loro comportamento l'azione dei patrioti.
Tutti gli stabilimenti vengono presidiati con diligenza. Ufficiali tedeschi alloggiati presso un villino su Corso Sempione assistono con stupore ai primi moti. Si decidono alla resa. Nella cantina vengono trovate quantità rilevanti di generi di conforto. Nel frattempo, un camion che transitava sull'autostrada con a bordo 5 tedeschi è attaccato dai nostri in località Olmina. Lo scontro dura mezz'ora e il nemico lascia sul terreno 2 morti. Altra battaglia armata si svolge nel tardo pomeriggio, presso il casello all'altezza della località denominata Canazza, lungo il Sempione, contro 2 autoblinde nemiche. Dopo breve scaramuccia i nemici espongono bandiera bianca, ma all'avvicinarsi dei nostri, contro ogni norma di guerra e spiacevole cinismo, riaprono il fuoco. 2 degli azzurri restano sul terreno, altri feriti, tra cui uno del nostro nucleo. La reazione dei nostri, oltraggiati, è violenta e termina con lo sterminio dell'equipaggio e la cattura degli automezzi. Anche nei pressi della cascina Buon Gesù, un camion tedesco è affrontato dai nostri, che catturano i 3 uomini a bordo. Pattuglie hanno proceduto al fermo di fascisti. Uno di costoro ha aperto il fuoco contro i nostri organizzati. È rimasto ucciso. Dai documenti risulta capitano della Muti. Un nostro comandante riesce a scoprire l'identità di 3 individui a bordo di una macchina targata Mantova. Dopo accurato esame e informazioni, riconosce in essi individui fascisti. Come tutti i giorni alle 7:45 mi presento ai cancelli d'ingresso del cotonificio Cantoni per recarmi al mio posto di lavoro, presso l'arsenale di Piacenza, uno stabilimento bellico trasferito a Castellanza, dove da circa un anno lavoravo come apprendista per portare qualche soldino a casa. Uomini con fazzoletti rossi e azzurri al collo, armi a tracolla, mi dicono che lo stabilimento era chiuso e mi invitano a tornare a casa. Sbalordito, incosciente di ciò che stava accadendo, ritornai sui miei passi. Avrei chiesto ragguagli al mio professore. È primavera, svegliatevi bambini. Con una delle mie cugine, presa una bicicletta da uomo, abbiamo raggiunto la scarpata dell'autostrada verso Nizzolina. Uno dei proprietari di quei campi, il Bina, era proprio lì con la sua mucca. E quando inizia la sparatoria, noi assistiamo allo scempio di quella povera bestia, colpita alle mammelle. Non siamo per niente spaventate, ma molto spaventate sono le nostre mamme, alle quali uno spione aveva raccontato che noi eravamo proprio là. Nei giorni che seguono, fine aprile, inizio maggio. Il 26 aprile alle 9 giunge segnalazione da Busta Sizio dell'avanzare di una colonna tedesca forte di oltre 2000 uomini, dotata di numerosi automezzi. Un camion carico di nostri azzurri parte alla volta della colonna, alla periferia di Busto. La brigata Garibaldi, la più bella, la più forte. Preso contatto con il comando centrale della difesa, si dispongono nel settore assegnato. Fra i primi intervengono l'azione, catturando un cannoncino da 20 mm in perfetta efficienza,
con buona scorta di munizioni, che viene riportato quale preda bellica a Castellanza. Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigiani. Fate largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allora, tutto rompe, tutto infrange con la forza e con l'ardor. Il 29 aprile alle 18.30 attraversano Castellanza i primi elementi americani, scortati dai nostri e salutati con entusiasmo. Il 30 aprile una piccola colonna di alleati sosta a Castellanza e subito si simpatizza tra americani e castellanzesi. Erano i primi giorni di maggio. Avevo 6 anni. Tutta la via Dante era occupata da una fila di automezzi militari americani. Con me c'era il mio papà, che venne a sapere che il maggiore del battaglione aveva espresso il desiderio di fare un bagno. Facile per mio papà offrirgli ospitalità. Io rimasi in tinello con le 2 guardie del corpo, 2 soldati altissimi con il fucile Garand a tracolla. Forse intuirono il mio timore di bambino e si misero a rimpinzarmi di blocchetti di cioccolato fondente. Una vera novità, una vera leccornia. Ne risento ancora il sapore e ne rivedo l'involucro. Il maggiore ringraziò e se ne andarono. A noi non rimase solo la scia profumata, ma anche la saponetta. Com'era buono il cioccolato nero a tocchi che ci regalavano gli americani, stanziati nella gloriosa colonia elioterapica. Erano generosi nel distribuire anche sigarette nel piazzale della stazione Nord. I nostri adolescenti hanno conosciuto così l'ebbrezza delle prime fumate e il sapore del chewing gum. Il 1° maggio, festa del lavoro, i nostri iscritti partecipano con belle divise perfettamente inquadrate al corteo che si snoda sotto la pioggia per le vie del paese tra 2 ali di folle in ammirazione degli artefici di questi giorni di grande passione. In quegli stessi giorni, un folto gruppo di castellanzesi partecipa alla parata del 6 maggio a Milano. Stavo andando a comprare il pane dal Giudici, prestinaio del Sempione. Arriva un camion pieno di partigiani. Sono i rossi di Olgiate Olona. Con loro c'è lui. I nostri sguardi si incrociano. Lo incontrerò alla Cantoni. E poi ci siamo sposati. Giovanni era uno dei fazzoletti rossi di Olgiate. Prima di quel 25 aprile aveva vissuto quel tragico periodo alla macchia, organizzando la resistenza, braccato. Sulla sua testa pendeva una taglia di 500.000 lire. Giovanni viveva con l'angoscia come compagna, per la paura di danneggiare la famiglia o i compagni. Già un fratello ed una sorella erano stati imprigionati come ostaggi. Pochi giorni dopo la liberazione, alcuni suoi compagni si trovarono di fronte un gruppo di tedeschi e di fascisti, tra loro quelli che avevano fatto di tutto per catturarlo. Ma Giovanni non presentò il conto. Pensai che fosse giunto il momento di vivere in pace e in libertà. Per alcuni il 25 aprile ha invece il sapore di un brutto ricordo. Avevo solo 6 anni, ma rivedo un grosso autocarro carico di fazzoletti rossi,
ma forse anche azzurri, che inneggiano la loro vittoria e la festeggiano trasportando verso il campo sportivo alcune giovani donne. Nessuno mi dice a cosa stiano andando incontro. Sono donne che conosco. Intuisco però che stanno vivendo un brutto momento. Nei giorni successivi incontrerò una di loro. Non ha più la sua bella capigliatura, ma nasconde il capo con un fazzolettone. Quando le vie finalmente tornarono ad illuminarsi, fu una festa per tutti. Tutti corremmo per le strade. La luce ci diceva che la guerra era davvero finita e con lei la paura del buio nel quale eravamo stati costretti a vivere. Era finita anche la mia grande paura, che derivava dal fatto che la nostra casa dava sulla Villa Cerini, requisita dai tedeschi. L'ora della scelta. ...1926... Le leggi fascistissime. Soppressa la libertà di stampa. Obbligo per i professori di iscriversi al Partito Nazionale Fascista. Istituito il Tribunale Speciale. Gli oppositori sono dichiarati antifascisti, ideato il confino. Sciolti tutti i partiti, tranne il Partito Nazionale Fascista. Proibito lo sciopero. Fondata l'Ovra. Opera vigilanza, repressione, antifascismo. Luigi Bellaria e Giuseppe Presenzini, due voci di dissidenti a Castellanza. Esponente socialista della vita politica di Castellanza, fin dagli anni venti, Luigi Bellaria continuò coraggiosamente il suo impegno politico anche dopo l'avvento del regime. Non rinunciò a battersi per le sue idee di democrazia e libertà che il fascismo pretendeva sottolineare. Vogliamo libertà, la libertà non viene.
Allo scoppio della guerra, Bellaria fu costretto ad espatriare clandestinamente in Francia, dove dal 1943 divenne un membro della Resistenza. Arrestato dai tedeschi il 26 aprile del 1944, fu prima internato nel campo di Metz-Grolieu, dove rimase fino alla fine di maggio, dal 2 giugno a Natzweiler, dove rimase fino al 26 aprile del 1945. Finita la guerra, rientrò in Italia per testimoniare in un processo contro fascisti locali e rimase a Castellanza ospite della casa di riposo. Morì pochi anni dopo, a soli 59 anni. Le malattie contratte durante la lunga prigionia ne avevano minato il fisico. Giuseppe Presenzini, dal racconto di un suo allievo. Per motivi familiari non avevo potuto continuare gli studi, però il marito della mia signora maestra mi aveva preso in simpatia. Si chiamava Giuseppe Presenzini ed insegnava francese presso il Collegio Rotondi di Gorla Minore. Vista la mia passione per la letteratura, mi dava lezioni gratuite. Avevo solo 14 anni e non sempre capivo bene le sue parole. Faticai a capire anche un mattino di autunno, quando il professore, che era rimasto a casa perché influenzato, mi chiamò e dandomi 30 centesimi mi disse: «Zarol», che poi era anche il mio soprannome, «vammi a comprare 30 gay di Bal del Duce». Non chiesi spiegazioni, ma andai da sua moglie e le domandai cosa dovevo comprare. Lei sorridendo mi disse: «vai al Cafferino della Nord a comprare il Corriere della Sera». Andando a svolgere la commissione che mi aveva assegnato, rimuginavo il senso delle sue parole. Fu solo dopo il 25 aprile del 1945 che cominciai davvero a capire. Quando i rivoltosi partigiani mi impedirono di raggiungere il mio posto di lavoro, fu al mio professore che andai a chiedere ragguagli. Lui mi fece accomodare nel suo studio e cominciò a spiegarmi il momento storico che la patria stava attraversando. Mi raccontò dei poveri soldati al fronte, degli invalidi che sarebbero tornati, storpiati non solo nel fisico ma nella mente, di quelli che non sarebbero tornati, dei deportati nei lager. Mi parlò dei potenti che brindavano senza curarsi dei poveri e della miseria. Per non aver voluto iscriversi al partito fascista, il mio professore fu escluso dall'insegnamento nelle scuole di Stato. Così mi disse un giorno: «il Gran Consiglio del Fascismo aveva stabilito che è opportuno per il regime scegliere rettori e docenti iscritti da almeno 5 anni al Partito Nazionale Fascista». Sostenendo che l'animo del professore non deve essere vagamente simpatizzante e neppure passivamente aderente agli ordini, ma deve vibrare all'unisono con la coscienza fascista. Così, pur essendo un fervente socialista non credente, dovette accettare di insegnare in una scuola cattolica. Se potessi avere... 8 settembre 1943. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
cento penne dell'alpino e a una sola il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare il partigiano In quei giorni, che richiedevano una scelta, Don Carlo Pozzi è l'assistente dell'oratorio San Giuseppe, rione in Gio. Molti giovani castellanzesi, reduci dai vari fronti e dalle caserme che avevano abbandonato, si rivolgono a lui incerti. Devono decidere se rispondere alla chiamata di arruolamento della neocostituita Repubblica di Salò. Il consiglio di Don Carlo era di non arruolarsi. Don Carlo, infatti, trasforma il suo studio, situato all'altezza della cella campanaria, in luogo di smistamento di volantini e del giornale clandestino Il Ribelle, proveniente dalla brigata Fratelli di Dio, i ribelli per amore. Ad uno, segretamente, inerpicandoci sulla ripida scaletta e controllati dalla Luisina, si entrava nello studiolo del prete. A Castellanza, in collegamento con l'Alfredo di Dio, operava la brigata Costanzia, un gruppo di ragazzi molto affiatati, uniti anche da legami di sangue, al comando di Antonio Buzzi. Pregavamo così: Dio della pace e della guerra, Signore della gioia e del dolore, ascolta la preghiera di noi, ribelli per amore. Antonio Cartabia. Nato a Castellanza nel luglio 1925. Era un disegnatore che lavorava presso la ditta Giannazza. Antonio non voleva arruolarsi nelle milizie di Salò e per questo i fascisti della sua zona lo segnalarono come renitente alla leva. Un giorno del 1945, quando ormai mancavano poche settimane al 25 aprile e alla liberazione, Antonio si trovava nel bar dell'Azione Cattolica quando un gruppo di fascisti e tedeschi fecero irruzione. Antonio fu arrestato e portato prima nel castello Visconti di Somma Lombardo, quindi fu trasferito a Gallarate. Tentò la fuga ma venne catturato e trasferito direttamente a Buchenwald. A Buchenwald morirono circa 50.000 internati. Il campo di lavoro fu attivo dal luglio 1937 all'aprile 1945. Gli internati furono sottoposti a sforzi fisici pesanti, violenza e fame. Il 10 aprile Antonio tentò la fuga, ma cadde per lo sfinimento. I compagni di fuga non poterono soccorrerlo. Non riuscì più a rialzarsi. Venne seppellito in una fossa comune. Aveva 19 anni. Gli americani entrarono a Buchenwald l'11 aprile 1945.
La storia di Elio Colombo, nella testimonianza di Adriano Ramagnino di Savona. Era luglio 1944. Ricordo ancora, con estrema chiarezza, il giorno in cui, nel mio piccolo paese dell'entroterra di Savona, arrivò la San Marco. Erano soldati giovani che invasero ben presto le borgate alla ricerca di un contatto umano familiare, dopo mesi trascorsi in Germania nei campi di addestramento. Alla fine di agosto vi furono i primi scontri con i partigiani che pattugliavano i nostri boschi. Si trattò di poche sparatorie senza vittime e tuttavia il comando decise di spostare il reparto in una zona più sicura. Una sera, a metà settembre, due militari vennero fatti prigionieri dai partigiani senza che vi fosse stata alcuna sparatoria. Uno era Elio Colombo, l'altro un graduato di cui non ho mai conosciuto il nome. Non so di preciso cosa accadde, ma Elio decise di restare con i partigiani, mentre l'altro scomparve nel tentativo di raggiungere il suo reparto. Da quel momento Elio divenne un vero partigiano, muovendosi con il suo gruppo nella zona boscosa di Cairo Montenotte. A novembre vi fu il rastrellamento, ma tutto il suo distaccamento riuscì a sganciarsi e si spostò nella valle di Cortemiglia. Nella stessa zona, a Vesime, fu approntata una pista di atterraggio utilizzata da piccoli aerei inglesi. L'11 febbraio alcune colonne di arditi della San Marco sferrarono un attacco all'intera zona della pista, che terminò senza troppi danni. Durante il ritorno, la squadra di Elio risaliva la strada che costeggia al Bormida verso Cortemiglia, ma all'altezza del ponte di Perletto incrociò una colonna della San Marco, proveniente dalla stessa zona. Alcuni arditi avevano indossato i fazzoletti rossi. La squadra di Elio fu tratta in inganno e decise di avvicinarsi. Quando si resero conto dell'errore era ormai troppo tardi. Non vennero fatti prigionieri, tutta la squadra fu fucilata sul posto. A terra rimasero 16 ragazzi, tra cui Elio. Meraviglia, Annibale. Nome di battaglia. Nino. Data di nascita. 2/10/22. Mi dice prima quando era piccolo. Quando ero piccolo. Giocavamo con i bambini a calcio, all'oratorio. Castellanza? Sì. Dove è nato lei? A Castellanza. E la sua famiglia? La mia famiglia, non c'è più nessuno, la moglie e la... Ma Meraviglia da dove viene? La tua mamma era di... Villanova. Mentre tuo papà? Di Castellanza. Ah, era proprio... Dunque, i Meraviglia sono proprio di Castellanza. Castagnate. Sì, ma Castellanza, no? Facevano i contadini? Facevamo i contadini, sì. 40 pertiche di terra avevamo da lavorare con mio padre, fratello e sorella, tre figli. Qui a Castellanza? Sì, il mio fratello è morto e mia sorella pure, ci sono solo io. Come ha fatto a entrare nella Resistenza? Tramite di amici, sì. Mi sono andato a Tradati con un mio amico che aveva la sua sorella sposata. Era capitano in montagna. E mi ha parlato se voleva andare, siamo andati io, suo fratello e un altro amico mio che sono già morti tutti e due. Si ricorda i nomi? Carletto Dino. E nel giugno del 44 si portava le armi ai partigiani fin quasi sul lago e non le davamo e loro portavano su. Non andavamo su noi. Quindi il vostro compito era sempre di portare le armi sul lago
e dal lago ci pensava un'altra compagnia a portare in montagna. Sì, da portare in montagna venivano già loro i partigiani. Ok. Io poi li portavo lì. Però non siete potuti arrivare sul Lago Maggiore perché c'era una battaglia. Dovevamo attraversare il Ticino per passare di là, che noi dovevamo andare su per il ponte, ma si stava sparando, mi ha fatto passare di lì. Quando siamo arrivati giù lì, no? C'erano lì i tedeschi. Quello lì era lì di piantone tra il fiume e la strada. E per vedere, no, cosa portavano. Era il sabato, c'erano lì operai che lavoravano a Milano, che andavano a casa con gli abiti di lavoro. E noi eravamo detti in mezzo. Quando siamo arrivati là, il tedesco mi ha chiesto cosa avere nei pacchi. Perché i mitra abbiamo tolto via il coso per farlo diventare più piccolo. E il tedesco lì mi ha detto cosa avere lì dentro. Ho detto metti di lavoro. E fa, vediamo, ho dato la carta, ha detto che era l'alba, basta, chiuso, mi ha fermato. Tutte e tre. Hanno fischiato e tu mi hai detto che sono scesi dalla villa che c'era lì su in cima, sono scesi giù. I tedeschi che era lì una villa, che era dentro tutti lì, ha fischiato che gli giocatori hanno chiamato i fascisti. Si è venuto lì dopo un po' un fascista da Soma, in macchina, un bestione di uno con un piccolo, e ha fatto. E mi fa, quali sono? Fa, sono loro tre. Avevano le armi, sì, fucilateli. Quello lì ce l'ha detto al suo capo, a te, e mi ha detto di fucilarli. Che l'ha fatto così, con la mano, come da dire scemo quello là. Allora mi hanno preso e mi hanno portati via. Con una macchina l'hanno chiamata loro, mi ha portato a Gallarate. A Gallarate. C'è mica lì con la cinta lunga che c'era dentro. Ma dentro c'è mica l'aviazione. L'aviazione, brava. Dentro lì mi ha messo. Mi ha messo là che era un magazzino, mi ha messo tre sdraie e mi ha messo là. Abbiamo visto più nessuno. Mi davano da mangiare una volta al giorno. Mi portavano là un po' da mangiare. Mi ha messo dentro lì, mi ha portato lì 4-5 giorni, poi mi ha preso e mi ha portato a Varese in carceri. Quando ti hanno fermato i tedeschi ed eri lì nell'attesa che arrivassero i fascisti, avevi paura che ti ammazzassero? Certo che c'era, qualcuno piangeva. Un Natale, ma io non piangevo, ero piuttosto intontito. Ti sei rimasto intontito? Non capivo più niente. Ecco. Avevo pensato del mio scopo. Certo, se mi fucilano loro e se mi ammazzano loro, per me era lo stesso. E poi ho pensato, ma siamo qua in tre. E allora. I Martignoni? No, parlava poco. Insomma. Fa adesso che cosa succede, mi dicevo, cosa succede? Ti senti usciati, fucilateli, aspetto che mi morta, te stiamo, sentiti che paura, invece da me ti ascoltavo, ti cagiri il culo e ti cavi di no. Ho fino detto così, se hai paura ti cagiri il culo e poi tanto ti ammazzano, ti sparano da chi o da chi resti. Ma quando tu sei arrivato su a Varese, come ti hanno trattato? Niente, come uno che va in carcere, uno che ruba, o uno. C'erano tre piani. A pian terreno c'erano quelli giovani, più giovani. Al primo piano c'erano i ladri, quella roba lì. E al terzo piano eravamo su noi, quelli lì, antinazisti, come li chiamano, non lo so. Politici. No, ecco, e l'avevo detto, mi ha messo in cella con uno di Busto Arsizio,
c'era la sua sorella a Varese, ci portava da mangiare. La mangiava mica lui, me la dava tutta a me. Sua sorella, sotto al coperchio, che scriveva su quello che succedeva fuori. E lui mi ha detto, vedi cosa? Mi ha detto che va tutto bene. E lui mi faceva vedere, faceva con le mani, puliva e veniva fuori. E allora non si erano mai accorti. Pensava che c'era da mangiare, invece ci ha detto tutto quello che succedeva. Quando tu finivi poi di mangiare del contenuto dentro, lo prendeva, le lavava, no? E lo grattava bene, in modo che non... Non è che era scritto magari con un segno, ci passava sopra leggero, che te ti vedevi che c'era lo scritto. Sì. Dentro c'era il caldo, faceva un po' di quella quella. Quello aprivano, poi non vedevano niente, vedevano solo da mangiare. Ma poi questo qua di Busso, questa persona anziana, durante la sera andava mica giù con... Lui dopo le 9, quando andavano via tutti, mm-hmm. andava giù insieme a quello là. La guardia di notte aveva la radio Londra e quindi dalla e sentiva tutto, se cioè che conosceva oppure ci aveva dato qualcosa, perché e quando veniva su magari a mezzanotte e anche la una mi raccontava tutto quello che succedeva di fuori, e allora mi diceva abbiamo poco tempo di star qua, arrivano tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.